iniziare tu, voi se volete vi dico la mia, poi fate tutte le domande che volete. Abbiamo fatto sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime due partite. E la colpa è sicuramente mia che non riesco a far capire che a pallacanestro bisogna lottare, sono i palloni. Per la verità, anche quando terzo, quarto, quarto siamo arrivati a essere punto a punto, qualche giocatore non era, tra virgolette, concentrato, perché noi, se abbiamo un difetto, è questo: quando non facciamo canestro in attacco, e credetemi, può succedere, perché qualche partita l'ho giocata, parlo a livello individuale, ti puoi sbattere lo stesso in difesa, invece vai in tilt e smetti di giocare completamente a pallacanestro. Quello è quello che è successo oggi a noi. Prima di fare commenti tecnici o numerici, direi che Bisiana ha vinto meritatamente. Direi che mi rendo conto benissimo che la classifica nostra è insoddisfacente. Mi rendo conto benissimo che, siccome faccio l'allenatore e ovviamente è un mestiere ingrato, sono in una posizione molto critica. Ma io, lo posso dire sinceramente, perché so che sono così, perché io sono diventato un giocatore così, sono un lottatore. E io lotto. Credo che la squadra sia con me, non avrei dubbi su questo. E io continuo a lottare. Mi dispiace deludere chi la pensa diversamente, ma io non mi sono mai sentito essere a Messina, altrimenti sarei a Real Madrid a prendere 2 milioni l'anno. Però 15 mesi fa sono stato l'allenatore dell'anno, ora è possibile che sia il coglione dei coglioni, non ci credo. Quindi, con molto raziocinio e molta autocritica, perché io sono una persona umile, credetemi, sono una persona umile, cercherò di riabilizzare la barca, sperando, ma di questo ne sono certo, di poter contare sull'appoggio dei giocatori, che sicuramente non sono contenti di fare questa figura. Fischi dei tifosi? Giustificati. Io non commento mai il comportamento dei tifosi, perché in quanto tali sono liberi di applaudire quando ritengono, osannare e fischiare, quindi non... però oggi direi che sono veramente giustificati. Sono stato da Lizia per lavorare, quindi sono sempre con il collega che si era arrivata, peccato per lui, ma non si è arrivato. La sosta natalizia servirà sicuramente a qualcuno di noi, anche se la classifica piange, e qualcuno di noi ha il serbatoio mezzo vuoto, soprattutto mentalmente, per i motivi più svariati che non sto qui a elencare. Questo, da questo punto di vista, è inutile adesso fare 6 allenamenti domani che non servirebbe a niente. L'unica cosa che ritengo di dover fare è che ora ci mettiamo nella stanzina a riguardare azione per azione tutta la partita. So che non consola nessuno, ma vi posso dire che passerò uno dei peggiori Natali da quando sono nato, questo sì. Mi dispiace perché veramente la nostra classifica non è quella che tutti vorremmo. Mi diceva cosa l'ha colpita di più? Sincero fino alla fine? Allora, Bisiana bisogna battere le mani, perché in emergenza ha fatto 3 su 3, va bene? Però secondo me non ha fatto niente di speciale oggi. Siamo stati noi che siamo veramente mancati, proprio dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento, perché siamo quasi tutti giocatori esperti, non può esistere che sbagli un tiro e smetti di giocare perché ti viene l'ansia. Senti un po' la rete sportivamente, cioè una partita così, forse riferito a così prima, era qualcuno che magari può darti di più, perché sicuramente devono darmi di più, e sicuramente io devo metterli in condizioni di potermi dare di più, e loro, da parte loro, ci devono mettere l'impegno, che non sto dicendo, attenzione a cosa scriviamo, non sto dicendo che manca l'impegno, sto dicendo che manca l'impegno costruttivo. Perché se andiamo nel pallone, uno si impegna, ma riempie il secchio di latte e lo rovescia. Ecco, un impegno costruttivo. Poi è ovvio che se la squadra gioca male, il primo responsabile sono io. Questo è poco ma sicuro. Hai già fatto il programma dei prossimi giorni o ti vedrai il Presidente? Sì, no, il programma
credo sia corretto mantenerlo, perché poi ci vuole anche rispetto per chi ha organizzato qualche giorno con la famiglia eccetera, e quindi noi riprendiamo dopo Natale. E mi correggo, domani e dopodomani ci alleniamo, a parte gli americani che vanno in America altrimenti non hanno il tempo, e dopo Natale poi riprendiamo. Gli americani, i tre americani e il Letton ovviamente, quelli che stanno all'estero, altrimenti non hanno il tempo nemmeno di salutare la famiglia. Se non ci sono altre domande per il tosse, per fare la parola, arrivo avanti, nel frattempo fare l'atto. Si è regalato un bel Natale, 16 punti, partitore, un altro partitore. Ci siamo fatti un bel regalino di Natale, sì. Ha cambiato passaporto. Sì, fiero di essere italiano, non ho bisogno di passaporto. No, è un'altra partita importantissima, noi eravamo carichi, pensavamo da queste due vittorie, però l'errore più grande che dovevamo fare era quello di arreggiarci, di non giocare come abbiamo giocato le altre volte, soprattutto a livello di spirito. Invece stasera abbiamo dimostrato che non sono stati due singoli episodi. Chiaro che dovremmo continuare così, siamo contenti, ci passiamo un bel Natale, ci rilassiamo. Sappiamo che reinizieremo con un'altra super partita in casa con Reggio Emilia, però intanto ci godiamo questo momento, insomma ci possiamo invernaggiare. Dai da bene a Bertolazzi per certo, tutti gli altri che ti ha fatto stasera. Sono sempre grato a te, è già il secondo anno che giochiamo insieme e lui è, non è veramente uno dei migliori playmaker che ci sono in giro adesso in quanto alle previsioni di gioco, è veramente bravo. Abbiamo saputo attaccare bene la difesa del pick and roll loro, che in alcune occasioni ha vacillato un po', siamo riusciti a colpire il segno, e certo, metà dei miei punti devo dare a te, insomma, il mio respiro. Buon Natale. Anche a te di sentiamo. Sono i 10 giorni che ha cambiato il mondo, dicevamo prima di andare, no? Diciamo che sì, la classifica si è abbastanza rivoltata per noi. Comunque, come ci diciamo sempre, dobbiamo naturalmente rimanere due piedi per terra, perché noi siamo una neopromossa che sta facendo tanti sforzi in tutti i sensi e continuiamo a lavorare giorno per giorno come abbiamo fatto fino adesso, e andiamo in campo ogni domenica cercando di dare il massimo, a partire dallo spirito, a sopperire le assenze, e poi insomma adesso vediamo che veniamo ripagati anche con i risultati contro squadre molto importanti, e questo non può che farci piacere e che darci fiducia di continuare a lavorare, che stiamo lavorando nella direzione giusta. Che classifica sarebbe stata senza qualche aspetto buttato via? Sarà meglio, non ci voglio pensare, perché almeno, sì, secondo me almeno posso servire per fare qualcosa. Ma mettiamola su questo piano, magari non ci voglio pensare dove saremmo stati, però sì, chi lo sa. Stiamo al presente, non facciamo viaggi con la mente, col pensiero. Comunque siamo in una classifica che penso che all'inizio dell'anno avrebbe firmato, penso, il mondo intero per essere qua dove siamo. E in questa situazione, cioè arrivare alla pausa con 3 partite su 3 vinte, una difficoltà allucinante. Niente, ci prendiamo quello di buono che c'è, ci passiamo delle feste serene e siamo pronti il 28 a ripartire a sudare. Buon Natale. Buon Natale.